Splendida giornata di sole allo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo, ma a sorridere saranno i padroni di casa che incassano 3 punti per continuare a sperare nella salvezza diretta, mentre il Chieti spreca un'occasione per avvicinare la zona playoff, rimasta comunque a 2 lunghezze. Pasquale Luiso ritrova Consonni in difesa al rientro dalla squalifica e conferma Serra tra i pali. Il tecnico cambia anche a centrocampo, dove al posto di Castellano c'è Di Sabatino. Novità anche nel tridente, insieme a Salvatore Fall c'è Alessandro Gatto, arbitra Borello Di Nichelino. Approccio ovviamente dei padroni di casa, viceversa Chieti molle e titubante, quasi impaurito, e così al sesto Scaffidi scaglia un fendente, Serra respinge come può, l'azione continua, la sfera arriva a Malvestuto che mette dentro una sorta di tiro cross non certo di difficile lettura, ma che inganna tutti, compreso Serra. Il Chieti non reagisce ed anzi sbanda e all'11° incassa il raddoppio. Neroverdi in attacco, Salvatore viene fermato probabilmente con un fallo, l'arbitro lascia correre, Milani brucia tutti e vola verso Serra, il portiere viene superato, la palla colpisce il palo e poi viene spinta in rete dallo stesso Milani. Esplode lo stadio mentre il Chieti non sa come ma si trova sotto 2-0. Al 20° ancora Monterotondo con Perrotta che sfiora il tris. Terzo gol che comunque arriva al 43° con Napoleoni che sfrutta un'incursione di Milani e lascia partire una fucilata imparabile. 7ª rete stagionale per il 38enne giocatore di casa. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Triplice cambio in avvio per Luiso che fa entrare Mercuri, Castellano ed Esposito. L'avvio però è ancora dei padroni di casa che ci provano in sequenza con Milani e poi con Perrotta che salta a Cuciniello e conclude a fil di paro. Da qui in avanti però c'è solo il Chieti. 13° errore del Monterotondo, Castellano di giustezza per Fall che protegge bene la palla e conclude, ma il palo respinge il gol che avrebbe potuto riaprire il match. Ancora Chieti al 28°, uscita maldestra di Benvenuti, Forgione colpisce ma con poca forza e la difesa si salva. Al 42° la pressione neroverde viene premiata con il gol di Mercuri, ma è troppo tardi. Anche se in pieno recupero, il Chieti potrebbe segnare ancora con Forgione, che arriva con un attimo di ritardo sul traversone di Mercuri. Al triplice fischio tutta la gioia dei padroni di casa. I giocatori del Chieti vanno sotto lo spicchio dei 100 tifosi neroverdi. E domenica big match all'Angelini contro la capolista Campobasso, che ora ha solo 2 punti di vantaggio sull'Aquila. Come dire... Chieti sarà arbitro della promozione.